Un documento che si schiera apertamente contro la costruzione della nuova funivia doganaccia a Corno alle Scale e chiede alle istituzioni competenti di riconsiderare la loro volontà valutando altri tipi di interventi che risultino in coerenza con i reali bisogni e vocazioni del territorio. La posizione è accompagnata da una dettagliata analisi delle origini e delle caratteristiche del progetto e riprende il report di Legambiente Neve Diversa, un documento in 10 punti sottoscritto da 21 associazioni che si sono ritrovate nella sala Socicop di Pistoia in previsione della manifestazione di protesta per chiedere quale sviluppo per la montagna che si svolgerà domenica 18 giugno a Croce Arcana. Il touring è presente sulla montagna pistoiese proprio a Cotigliano con la bandiera arancione, che è un marchio di qualità ambientale, e quindi ci sembrava opportuno, anzi importante, testimoniare questa nostra posizione. Rimanendo dalla nostra parte non porterebbe assolutamente nulla, perché farebbe di Cotigliano un mero parcheggio per poi poter andare verso il fronte Emiliano. Sì, noi siamo fra i promotori per questa iniziativa insieme alle altre associazioni per sensibilizzare un po' tutta l'opinione pubblica su un impianto che è improprio per la nostra montagna. Gli impianti di risalita al di sotto dei 1800 metri vengono via via smantellati. Questo ci fa capire come sia assolutamente fuori luogo, fuori tempo, un grandissimo spreco di risorse, 16 miliardi di euro. Non c'è più bisogno di impianti di questo tipo, soprattutto nella montagna nostra che va avanti a forza di finanziamenti, perché non nevica più, fare la neve artificiale è un problema perché le temperature sono sempre più alte. Questo impianto avrà un impatto sul paesaggio e sul territorio di notevole rilevanza. Credo che la priorità per quelle zone sia ben altra. Questa funivia deturperà un crinale che era sempre rimasto libero e rispettato per la natura e per la fauna.